Ritorniamo anche quest'oggi con Radio Veneto Agricoltura, con un volto che conoscete, allora benvenuti da Mimmo Vita, con un volto che conoscete perché è il professor Alberto Pozzebon, grande esperto di cimice e di cimice asiatica, è un entomologo qui all'Università, qui ad Agripolis, al Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. Allora, lui già ci aveva spiegato tempo fa, più o meno un anno fa, ci aveva spiegato la situazione cimice, però dobbiamo dire che per il 2020 in questo momento stiamo avendo delle situazioni che forse non ci aspettavamo, ovvero tutti dicono che abbiamo meno cimici dell'anno scorso. È vero? Ok, beh, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per l'esperto, io provo, diciamo, è un titolo onorifico, io cerco di lavorare con la cimice. E per quanto riguarda la tua domanda, la presenza della cimice, diciamo che ci sono stati meno danni sulle colture che negli anni scorsi erano state particolarmente colpite dalla cimice asiatica. Soprattutto il pero quest'anno non è stato diciamo ridotto nella produzione a causa della cimice come lo è stato nelle annate precedenti. Quello che possiamo dire è che anche le popolazioni sono più basse, anche se quello che stiamo osservando in questa coda di stagione è una presenza in alcune zone ancora preoccupante della cimice asiatica, che sta creando dei problemi, per esempio sulle cultivar tardive di melo. Sì, a parte il fatto che stiamo riscontrando in questo periodo, a proposito di pero, una nuova malattia, una nuova infestazione, nuovi problemi per il pero, magari forse il professor Pozzebon ci potrà dire meglio, ma al di là di questo, come mai c'è meno cimice? Allora, la minore presenza di cimice è stata soprattutto in primavera, ci sono stati infatti meno attacchi precoci di cimice asiatica e questo è probabilmente attribuibile a più fattori. L'andamento climatico sicuramente ha avuto un effetto, l'anno scorso l'autunno è stato caratterizzato da una elevata piovosità, da temperature tendenzialmente diciamo basse in una fase precoce, questo ha limitato probabilmente la ricerca dei siti di svenamento per gli individui che vanno a passare l'inverno in cimice asiatica. Poi anche la primavera ci sono state in alcune zone delle gelate tardive e anche questo abbiamo già fatto degli studi, la cimice non è sempre, per determinare la mortalità di una buona parte della popolazione della cimice non è necessario andare tanto sotto zero, insomma una certa mortalità può essere determinata da temperature basse che si riscontrano nelle gelate tardive e poi quello che noi stiamo osservando anche nell'ambito delle attività finanziate dalla Regione Veneto è un aumento dell'areale di espansione di un parassitoide che non è la Vespa Samurai che abbiamo lanciato quest'anno, è un parente stretto diciamo della Vespa Samurai, il Trisolcus Mitsukuri. E questo parassitoide noi è dal 2016 che lo troviamo nei nostri ambienti in Veneto e nel corso degli anni abbiamo osservato un aumento, un ampliarsi dell'areale di espansione e una manifestazione di tassi di parassitizzazione che hanno raggiunto dei livelli interessanti. Allora mettere le reti oppure lanciare la Vespa Samurai non serve a nulla? Non avevo risposto per quanto riguarda la problematica del pero di quest'anno, che è attribuibile a una malattia fungina, probabilmente alla maculatura bruna, che ha dato problemi oltre che in Veneto anche in altre regioni come l'Emilia-Romagna. E per quanto riguarda invece l'uso delle reti, attualmente resta lo strumento più efficace, insieme che va comunque utilizzato in un'ottica di gestione integrata. Quindi non è che la rete antinsetto da sola funziona, ha determinato la presenza della rete. Chi non aveva la rete ha comunque avuto grosse perdite, se pensiamo per esempio alla frutticoltura biologica senza rete, nella maggior parte dei casi le perdite sono state elevate. La rete limita l'attività dell'insetto, limita la presenza dell'insetto sulle colture, va però utilizzata in un'ottica di lotta integrata, per cui sono, diciamo, per raggiungere un'elevata efficacia dell'uso delle reti sono necessari anche degli interventi insetticidi, ad esempio. Questi vanno integrati insieme alle reti.
I parassitoidi fanno un lavoro, diciamo, su scala più ampia, determinando una minore popolazione di insetto a livello di areale. Abbiamo allora Trisolcus mitsukuri è presente in alcune aree del Veneto fin dal 2016 e adesso sta raggiungendo livelli di popolazione elevati con tassi di parassitazione elevati. La vespa samurai l'abbiamo riscontrata spontaneamente dell'anno scorso e da quest'anno invece abbiamo attuato il programma di lancio in 106 siti della regione e ci aspettiamo dei risultati non quest'anno per quanto riguarda i lanci Vespa Samurai, ma speriamo per il futuro. Vorrei approfittare dell'occasione di avere qui il professor Pozzebon per fargli una domanda che forse è quella che tutti voi vi aspettate che io faccia, ovvero è: noi dobbiamo abituarci a queste pollulazioni continue di animali alieni o comunque anche di, dicevo, animali, di insetti alieni oppure comunque di altre realtà che magari trovano delle situazioni favorevoli anche per i cambiamenti climatici e per cui poi dovremo intervenire nuovamente, ovvero siamo in una fase di cambiamento e dobbiamo essere pronti? Purtroppo sì, il fenomeno delle specie invasive, dei fitofagi invasivi è una costante ormai negli ultimi anni, ma in realtà anche se noi torniamo un po' indietro, insomma, pensiamo a Diabrotica virginifera, anche lo stesso Scaphoideus titanus non è una specie nativa europea e nordamericana, Drosophila suzuki. Quindi i problemi più grossi negli ultimi anni sono proprio attribuibili alle specie invasive e probabilmente l'aumento, il mantenimento dei scambi commerciali può favorire anche, diciamo, il ripresentarsi di problemi negli anni a venire. In realtà anche si sta studiando dei sistemi di controllo, di monitoraggio proprio nelle fasi di scambio commerciale per limitare la presenza di questi insetti e limitarne diciamo, l'invasione in nuovi areali, però per il momento, insomma, il rischio resta ancora elevato. Grazie allora al professor Alberto Pozzebon dell'Università di Padova, qui di Agripolis, Dipartimento DAFNAE. Lo chiameremo ancora perché siamo certi, sfortunatamente, avremo bisogno ancora della sua competenza. Per il resto accontentiamoci adesso di avere meno cimici, e già questo è poco, questo vale certamente per gli agricoltori, vale anche per i cittadini perché è un animale molto fastidioso e quindi meno ce n'è meglio è. L'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura è a domani, arrivederci a tutti.